questo palco, se mi sta ascoltando, il nostro e vostro presidente Avis Comunale Lusia, e lo vorrei col vostro applauso, Luca Callegaro. Buonasera presidente, cosa, dai, due parole me le dice. Ciao Lusia! Grande! Grande. Purtroppo noi veniamo, sì, dovete sapere, veniamo da un paese piccolo. Ma sì, ma è piccolissimo. È piccolissimo. È isolato. È tanto che isolato. Isolato. E infatti si chiama Isolai. Di Cadore. Sì, sì, nella Val da Sola. Ma non Val di Sole. La Val da Sola proprio. Perché c'è solo una valle. Ma una? In due. E per giunta, questa valle è incassata tra le montagne. È troppo incassata. Sì, il turista che passa ci dice sempre, questa valle. È troppo incassata. Sì, e non c'è mai luce. È troppo incassata. C'è sempre buio. È troppo incassata. E ti credo io. E saresti incassato anche tu se vivessi tutto il giorno al buio. Ma forza no. Pretendere. Non si può mica pretendere. È piccolo da noi. Anche quando andiamo a prendere il giornale. Non è per scortesia. Ma se chiedo all'edicolante, scusi, c'è gente. E fa, non viene mai nessuno. L'altro giorno sono andato là e gli ho chiesto, scusi, c'è oggi. Oggi sì, ma domani chiudo. Per forza non c'è più nessuno. Non viene più nessuno. Fatto di gusti. Abbiamo inventato. Siamo dei pionieri. Dei pionieri. Abbiamo inventato dei gusti. Per tutti i gusti. Ad esempio. Per esempio. Per esempio. Per i camionisti che vengono su e hanno bisogno di refrigerio. Abbiamo inventato il pistone. Pistacchio più limone, capito? Per le signore un po' voluttuose, un po' così, un po' civettuole, sì. Abbiamo inventato il malizia. Malaga più liquirizia. Sì, abbiamo inventato il gelato alla mela verde. Sì, per chi ha peli sulla lingua. E anche per quei signori che hanno una certa età, insomma, hanno quei problemi. Diciamo, adesso, insomma, quando si è giovani che va tutto bene, no? Non ci si pensa. Poi una volta quando si diventa anziani, insomma, comincia certi insomma, che non si insomma, sono lì che si rilassi, si rilassa. Diglielo, insomma, insomma, l'impotenza, ecco. Abbiamo inventato il tiraminga. Tirami su più meringa. Capito? E anche per tutti quei signori che hanno sempre qualcosa da ridire. E sui prezzi, sui gusti, e voglio questo, dammi quell'altro, e non voglio più questo. Ridammi quello di prima. Abbiamo messo insieme stracciatelle e castagne. Lo stracciamaroni. Oh! Oh! Ma venite su da noi! Ma che si sta bene! Si sta benissimo! Oh, the shark bait has such teeth in it, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Mary Higby, and it keeps it out of sight. You know when that shark bite. Oh, sei tanto che sei qua. Avete visto Lollo per caso? No? Uno piccolo, grosso, con la moto custom. È merito di passare qua verso Lusia. Lusia, no? Siamo a Lusia? Non è arrivato Lollo. E se sarà perso con la polesella qua in giro. Buonasera comunque, piacere. Tony Pacati, della famiglia dei Pacati, Made in Veneto. Pacati di nome e anche Pacati di fatto. Pensate che nonno Mario quest'estate gli ha preso fuoco il capanno degli attrezzi. È uscito fuori urlando, Maria! Che sarebbe mia zia, mia nonna. Tira fuori le salsicce! Pacati. Guarda qua, basta leggere il giornale per incassarsi. Guarda che roba. Guarda, a Padova qua. Ammazza il padre con un colpo di pistola, poi tenta di suicidarsi segandosi la testa. Ma io, a parte che io abbia fatto il contrario, onestamente. Quindi non mi resta altro che dirvi grazie. Grazie a voi, grazie di cuore. E fate le foto e donate il sangue. Mi raccomando, donate il sangue, donate il sangue, un gesto d'amore. Mi raccomando.